Ciao a tutti e a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi, come vedete, sfondo rosa, non so quanto durerà tutta questa transizione perché mi sono riappropriata un attimo di camera di mia sorella per registrare i video in questo momento che lei appunto non c'è. In questo modo mi sono organizzata un pochino meglio, quindi sì, lo so che fa strano, in aria e rosa allo stesso tempo. Detto ciò, come avete visto oggi dal titolo, vi faccio vedere un po' delle cose che ho preso da Primark. Ci sono un sacco di novità, ovviamente, adesso che hanno messo le cosine anche estive, quindi sicuramente troverete qualcosa che vi piacerà. Ho preso un po' di vestiti, un po' di accessori, un po' di cosine. Allora, vado a caso con quello che pesco e che prendo. La prima cosa è questo qui, che è un vestito di questo color grigio antracite che è bellissimo. Tra l'altro di una linea che si chiama Ecovero, che credo sia nuova di Primark, perché ha proprio un cartellino differente e ha anche un prezzo differente perché le cose costano un pelino di più. Ho preso una 46 italiana perché ovviamente è una maglia a maniche corte, ha un tessuto tipo, sembra molto molto fresco, per quello l'ho preso. E sostanzialmente è una maglia vestito lunga, quindi è magari da mettere tipo anche con le cinture, con le cose. Tra l'altro ho comprato una cinturina, quindi dopo vi faccio vedere anche quella. Poi mi devo rifare i pigiamini perché li ho tutti o sbagliati o rovinati eccetera. Quindi ho preso questo qui. Io dei pigiami tendo a prendere sempre una taglia in più della mia. Io di solito ho una M, insomma ho tipo una 44. Di questo appunto prendo una taglietta in più, almeno sono più comodi. Questo qua mi piaceva perché aveva questo tessuto che veramente è super soffice e poi ovviamente è lilla, poi c'è scritto Dreamer, cioè era mio, e ha sia la maglia a maniche corte sia il pantaloncino. E questo qui l'ho pagato credo sui 6 euro, non c'è scritto, comunque sono quelli che vengono 6-8 euro. Invece questo pigiamino qui è un po' più costosino e ha sia la parte della camiciona, vedete, di quei pigiami tipo fatti così, molto classico. Questo ho preso una M perché è molto over come taglia e anche molto lunga, quindi effettivamente la potete usare anche tipo camicia da notte. Comunque è a maniche corte, quindi per adesso è un po' too much. E questa qui l'ho pagata 12 euro se non sbaglio. Non capisco perché non ci siano più i cartellini, che fine abbiano fatto. Mentre il pantalone è super comodo. Tra l'altro mi piace che abbiano questi dettagli che si abbinano anche, vedete, insieme alla parte dentro della maglia. Hanno un elastico bello bello confortevole. Anche di questo ho preso una L per stare comoda e questo veniva a 10 euro. A parte che da Primark trovate sempre un sacco di pigiami, anche adesso estivi, però non mi piacciono tanto le cose estive perché io le trovo sempre molto standard, cioè pantaloncino, canotta. Ma invece i pigiami e le cose invernali io non vedo l'ora che torni a fare fresco, proprio freddo, che potete vestirvi a strati, mettervi i cardigan, le cose, cioè c'è più stile, potete mettere più cose, no? Poi ho preso una marea di questi toppini perché anche qui me lo chiedete spessissimo quando me li vedete indosso, dove li prendo, sempre da Primark, che sono appunto quelli basici fatti in questo modo con le bretelline. In questo caso questo è tipo giallo, o un giallo tipo latte banana, non so come spiegarvelo, che è un giallo proprio tenue tenue, e ho preso un M di tutti i colori che adesso vi faccio vedere. Infatti ho preso anche la versione bianca e ho preso anche la versione khaki. Questa è carina anche da mettere sotto le maglie un po' più scollate, oppure appunto sotto le camicette, le cose, no, un po' da mettere sopra. Continuando con i vestiti e le cosine, ho preso questi calzini, ovviamente sempre neri, però adesso che ho comprato le Crocs che vi ho fatto vedere nell'ultima parte del video haul, mi servivano dei calzini che non fossero i classici trainer, quelli che metti appunto con le scarpe da ginnastica, ma una cosa un po' più carinella, quindi questi avevano questo bordino un po' sfrangettato così, un po' arricciato, sempre da abbinare al pigiama che vi ho fatto vedere prima. Per la versione estiva ho preso la canotta bianca, molto semplice, in realtà poteva essere qualsiasi cosa. E anche di questo ho preso la L, questa veniva 6 euro. Poi quanto adoro che da Primark ti lasciano le stampelle, è una cosa che apprezzo perché io almeno, poi non so voi, ma me le perdo sempre. Questa qui invece è la cinturina che vi dicevo che ho preso prima, che può andare anche insieme al vestito, perché mi manca sempre una cinturina piccolina di quelle sottili. Ho trovato questa, anche se io non vado pazza per gli hardware, le cose dorate, utilizzo quasi sempre gli accessori argentati,
Però ho detto, vabbè, magari, non lo so, si vede poco, che ne so, in qualche modo lo copro, quindi ok, 2 euro tanto l'ho preso, ho preso la misura M che mi sembra che con i centimetri dovrebbe esserci. Facciamo una prova adesso in diretta, vediamo se ho fatto un fail. No, ma non so se mi sono dimagrita troppo, ma rimane fuori tutta questa parte. Adoro, va bene. Poi mia madre appena ha visto questa ha detto, ma sì, prenditela per quando sarai in Corea ad ottobre. Io ero tipo, in che senso prenditela? Ok. In realtà somiglia molto a una delle cose che ho comprato in Corea, tra l'altro, che è tipo un giacchino che vedete ha qua la chiusura davanti. Questo però non rende se non lo vedete indossato, mi sa. Vedete qui ha la chiusurina. Poi è un po' trasparente e ha le manichine lunghe. È super carino. C'era anche celestino e fucsia. Ah, poi c'è anche un altro toppino che mi ero scordata. Praticamente li ho presi tutti i colori. Ho preso anche questo qua color beige. Poi ho preso questa maglia che in realtà è molto basica. È un grigio scuro. Io lo metto sempre magari sopra i pantaloni che hanno la vita un po' più alta. Infatti ha una lunghezza che non è proprio da t-shirt classica, è leggermente più corta e ha la manica però bella lunga e ampia. Poi ho ripreso tra le mie mutande preferite, con queste vi giuro mi trovo benissimo. Io sono una di quelle persone che ha un problema con le mutande, nel senso, magari posso cambiare stile, colori eccetera, però trovare la forma adatta con cui mi sento a mio agio, tra virgolette, è difficile. Perché a me piacciono ad esempio le mutande che un pochino ti comprimono anche la pancia, quindi che siano leggermente un po' altine. Quindi appena ho trovato queste, quando è che le ho provate? Sarà passato ormai un annetto. Io mi sono innamorata, prendo ormai solo queste qui, che poi sono belle elastiche. Questo qui è il pack se vi può interessare, sono 3 paia per 6 euro. Ora, credo mi siano rimaste solo le cavolatine varie e tutti gli accessori, quindi prima di tutto vi faccio vedere questo. È un cappellino sempre di quelli da baseball con la visiera, che ultimamente sto facendo rifornimento, riprendo ovunque vado. E purtroppo ci stava o con la K o con la T, cioè è totalmente stata una casualità. La K almeno più o meno è stilosa, la T non mi piaceva sinceramente. Un sacco carino perché è un colore che vedete sta bene anche col toppino, quello che ho preso prima. Non è vero, non ci azzecca niente perché questo è un beige caldo. Questo invece è un beige freddolino, tipo quasi fango. Però vabbè, insomma, è un colore neutro col nero, ci sta sempre bene. Questo qua 4,50 euro. Quindi sì, questo video si chiamerà All Sale di Primark, anche se probabilmente ci saranno 3 cose scontate, ma vabbè. Comunque c'era questo beauty, io sono fissata con i beauty case. Questo era piccolino da borsettina, troppo carino in velluto rosa chiaro. Guardate che bella, ha tutta la farfalla fatta di brillantini, anche la zip alla farfallina. E questa qui l'ho pagata 2 euro, in origine ne costava 4, wow. Poi questa è troppo carina, in realtà l'ho presa perché io trovo che questo colore stia benissimo con le cose grigie scure. Visto che ho un sacco di vestiti grigio scuro, ho detto no vabbè, cioè ci sta troppo. Quindi ho preso questa borsetta che alla fine è un color tipo verde lime con la catenella qui. La potete portare sia a mano che ovviamente ha la sua parte con la tracollina. Alla fine è piccolina, però queste qua di Primark sono sempre capienti. Al bottone è calamitato e l'ho pagata 8 euro. Ci sono un sacco di colori di questa borsettina, quindi se vi interessa andate a dare un occhio. Tipo col primo vestito che vi ho fatto vedere secondo me ci sta benissimo. Ma anche col grigio vedete di questa maglia. Non lo so perché mi piace col grigio. Poi sezione beauty ho preso questi qua che sono dei cerottini per i punti neri. Non avevo mai visti fatti così all'aloe, quindi ho detto provare, così poi vi faccio sapere. Mi piacciono un sacco le maschere in tessuto e i prodotti tipo patch di Primark, perché se ci fate caso sono effettivamente made in Korea, cioè loro lo scrivono, se andate a vedere dietro sono proprio made in Korea e sono cruelty free eccetera eccetera. Quindi secondo me vale la pena provare, anche perché costano poco, cioè 1,50 euro e sono 4 pezzi. Poi ho preso queste ciglia a ciuffetti per provarle. Sono fatte in questo modo e le ho pagate 4 euro. E poi ho voluto provare queste, che queste le voglio provare insieme a voi su TikTok, perché sono quelle magnetiche, ma mi piaceva un sacco anche la forma che hanno. Quindi sono molto curiosa. Le ho pagate 7 euro. Come vedete qui c'è la colla che dovrebbe essere magnetica
E poi ci sono le cigliette. Mi incuriosisce un sacco perché poi hanno tipo dei mini magneti. Quindi vai a capire come funzionano. Dopodiché mi serviva questo qui, che è praticamente il temperino con un sacco di entrate. Che detto così può essere tutto e niente. Se riesco ad aprire la confezione ve lo faccio vedere. Praticamente, a quanto ho capito, i buchi ce l'ha tutti. Dalla mina più grande a quella normale. Quindi per 2 euro direi che si può assolutamente fare. Poi io esco pazza per queste hair clip. Le utilizzo sempre per truccarmi perché sono quelle in silicone che non fanno la piega sui capelli, non vi lasciano il segno, quindi le potete appunto utilizzare. E mi piacevano un sacco perché, guardate, sono lilla e queste sono tipo color pesca salmone con le stelline. Alla fine 3 euro sono 2, 4, 6, 8. Poi ho preso questa. Questa qui è la catenella per gli occhiali da sole. Vedete che hanno le clip così, a parte appunto il pezzo per l'occhiale, ma queste le potete usare volendo anche per le mascherine. Ho preso questa super chunky, nera con la catena, molto basic, 4 euro. E ho preso anche questa versione che è un po' più alla Hope World praticamente. Ho scritto Happy tutta colorata con le varie perline, le cose che vanno molto quest'estate. Infatti vi faccio vedere gli altri accessori che ho preso. Questa qui, 3 euro. Vi faccio vedere appunto tutti gli accessori che sono un po' tutti in questo stile. Come vedete ci sono anche un po' di cose di sconto, quindi wow, miracolo. Allora, ho preso questo kit di anelli, anche se in realtà me ne interessavano tipo 3. Sono fatti in questo modo. 4 euro, l'ho pagato il set. Mi interessava questo qui col cuore e questi con le perline praticamente colorate. Poi c'erano questi scontati a 1 euro, io già questi li volevo prendere l'altra volta, però mi sembravano plasticosi anche qui, quindi ho detto evito. Stavolta da 4 euro stavano 1 euro e sono argentati, quindi totalmente nel mio stile. Come vedete sono anche un po' verdini come colori. C'è questo col cuore, questo con scritto babe e questo semplicemente così acrilico. Poi ho preso un sacco di collanine. Allora, ripeto, a me non piacciono i gioielli color oro, purtroppo mi sbattono col mio tipo di carnagione, di solito li evito, però c'era questa che mi piaceva troppo con, io lo sapete sono ossessionata con il mio segno zodiacale, quindi l'ho dovuta prendere, in più era anche scontata ed era l'ultima del toro. Poi ho preso il pack da 5 di queste qui, che tra l'altro mi sono appena resa conto che sono abbinate agli anellini che vi ho fatto vedere prima, che dovrebbero essere dei braccialetti barra cavigliere. D'estate mi piace sempre metterle le cavigliere con le scarpe aperte, non lo so, trovo che siano un po' più decorative. E quindi ho preso queste qui. E poi ultimo pezzo, questo, che qui c'è proprio segnalato che sono cavigliere, 3 euro. E sono questi 3 pezzi qui, che io credo metterò tutti e 3 insieme perché mi piacciono un sacco. Quindi questo era tutto l'haul, tutte le cose che appunto ho preso da Primark. Vi ripeto, sul TikTok che vi ho registrato, che trovate nell'account che vi linko qua sotto, sicuramente vi ho ripreso anche altre cose, quindi se vi interessa sapere se appunto vale la pena andare o non andare, secondo me dategli un'occasione, fate un giretto perché hanno messo qualcosina di interessante. Scrivetemi sotto nei commenti qual è stato il vostro pezzo preferito, se anche voi avete preso qualcosina di quello che appunto avete visto. Iscrivetevi se ancora non siete iscritti al canale, mi raccomando, perché presto, come vi dico sempre, arriveranno tante tante cose. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!